Domenica pomeriggio che cazzo ci avete da fare? Ah, belli, che quasi se parte con un tutorial da paura. Come poter fare le mitiche oro in maniera veloce, facile, sicura, senza tutti i coglioni. Spammo anche il link di Instagram del buon Royes per poter acquistare i CP a prezzi veramente top. Ragazzi, Royes è molto molto affidabile, mi affido a lui da un anno e più ormai. Quindi se vi volete acquistare quello schifo di DLQ mitico, ragazzi, potete acquistare da Royce l'estrazione completa in un account europeo. Dovrebbe stare sui 15.000 CP, tralasciando poi potenziare l'arma che mi sembra una vaccata. L'estrazione completa stiamo sui 15.000 CP. Partiamo subito con tutta la questione mimetiche. Partiamo con l'assalto. Qui abbiamo tutta la situazione per completare le mimetiche. Il mio primo consiglio qual è? Iniziate a fare le mimetiche dell'arma senza accessori. Riuscirete eventualmente anche a fare già a copia a distanza. La prima mimetica è quella di semplicemente uccidere i nemici, quindi vabbè, quella abbastanza easy. Cioè, in realtà quella senza accessori vi conta anche tutte le altre mimetiche, quindi partite con quella senza accessori così ve la levate di torno, perché è sempre quella un po' più rognosa. Per quanto riguarda le mappe, ecco, il discorso è più che altro sono le mappe. In realtà potreste fare 10v10. Poi c'è grossa tormenta che stiamo là, perché anche qua ci sono un botto di nemici, però c'è quella questione del pupazzo, i personaggi si... Più fanno le kill, più si potenziano, poi una rottura di balle. Postazione, se vi mancano tante mimetiche o tante kill per determinata mimetica. Oppure un dominio. Per quanto riguarda la mappa, se dovete contare anche le kill dalla distanza, shipment la potreste anche fare con un'arma d'assalto, perché anche in shipment si riesce a fare colpo a distanza da un angolo all'altro angolo della mappa, ma è abbastanza difficile, soprattutto se fate postazione. Dominio ancora, postazione ni. Quindi dovete sfruttare mappe che abbiano magari dei corridoi, degli spazi abbastanza lunghi aperti, eccetera. Le migliori sono Crossfire, Nuketown Russia, perché? Perché è un po' più grande delle altre Nuketown, è un po' più aperta. Terminal potrebbe essere una buona soluzione, ma solo in alcune postazioni. Sundal Harbor, ma anche qua solo in alcune situazioni. Scrapyard, idem come sopra. O Icebreaker. Io faccio Crossfire, Shipment, mi becco il mondo di giocatori. E allora qua ci sono due vie. La prima è, se avete un controller PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Serie X, collegate il controller, ma poi non lo usate. Ma non lo collegate semplicemente. Questo perché? Perché se fate mappe sfigate come Icebreaker, che non se la caga praticamente nessuno, avete più possibilità di trovare bot e la mimetica è molto più semplice. Ovviamente le serie punti cercate di dimenticarvele, soprattutto quelle che fanno danni. Se non avete il controller, eccetera, potete giocare eventualmente con un vostro amico o amica che magari gioca da computer. Nel mio clan c'è per esempio Andrea che usa il computer, quindi non mi serve collegare il controller, voglio fare le mimetiche. C'è Andrea, facciamo una lobby in due. Io e lui e si va. Giocate massimo due persone, ragazzi, perché se siete in tanti vi aumenta anche la possibilità che vi troviate più avversari. Buttate a mappe sfigate. Icebreaker è una di quelle. Un'altra potrebbe essere dominio barra postazione Meltdown. Mettetevi magari, soprattutto se fate l'equipaggio, quella senza equipaggiamento, mettetevi la voltoia, ragazzi, cioè la voltoia vi serve per le munizioni. Giocatevela anche per esempio con agile. Se non avete gli accessori e ovviamente l'arma è molto basic, mettete agile così già è un po' più veloce a mirare. Venga, tanti like. Oh, raga, abbiamo... un altro Alex! Un altro Alex! Pirla! Si sparta senza mirare. Cercate di mirare per quanto vedete, per quanto vi è possibile, naturalmente in testa. La prossima postazione è una postazione molto aperta, quindi lì state magari un po' più sulla distanza e sfruttate. Vedete quanti kill alla distanza sono riuscito a fare? Sfruttate sta cosa, questo mi ruba tutte le munizioni perché sei una testa di cazzo. Ok, il bot ci stava per laserare col cecco. Adesso usiamo la nuke tanto per fare gli sboroni. Colpo alla testa, non dico che l'avremmo finita, ma ne abbiamo fatte veramente un botto. Vedete che in una mappa come questa, adesso se non avessi collegato il controller, probabilmente avrei avuto un avversario, to, due avversari massimi contro. Ma tant'è che adesso passiamo alla seconda categoria di armi, che sono le mitragliette. No, signori, precisione. Qua tutti i fucili sono uguali, tranne uno, che è lui, cioè l'NA. L'NA è quello un po' più rognoso. Andrei con un
un locus, vi faccio così di spammo anche il locus leggendario. Ci andiamo a mettere comunque l'avvoltoio. Per i cecchini vi consiglio sempre mettetevi una mina, perché se fate un'impostazione, un dominio, se state fuori dai vari fight, la mina vi protegge un pochettino. Magari vi mettete anche uno scudo, così un'entrata vi ci mettete la mina, nell'altra ci mettete lo scudo, siete anche abbastanza parati. Potremmo fare un classico crossfire. Può anche essere utile avere, cioè, il C4 anche come cosa. Vedete, vi mettete un po' lontano dal fight. Ovviamente i colpi prima o poi li finirete. Quindi magari vi mettete anche, vedete, accovacciati. Io ovviamente del locus ho già fatto tutto. Cazzo volevi fare, merda. Cioè, con i cecchini alla fine non è che ci sia molto da dire, eh. Vedete, qua vi mettete una mina. Vi para un po' il culo. Olè. Vedete, in questo caso ho fatto kill accovacciata, la kill, e in più gli ho fatto headshot. Vedete la mina? Olè. Io vi farei anche vedere l'NA, perché l'NA, come ho detto, è una parentesi tonda quadrata graffa. Il consiglio migliore è: giocate in due, voi e un vostro amico. Per quanto riguarda colpo a distanza, colpo alla testa, dovreste poi fare tutti contro tutti come modalità. Perché dovete giocare con un vostro amico? Ragazzi, è capitato a fagiolo il buon Andrea. Uno è il bersaglio e l'altro è quello che spara con l'NA. Vedete? Colpo a distanza, colpo alla testa. In questo caso vale solo colpo a testa, però ragazzi dovete usare solo il primo dei secondi proiettili. Vedi? Vedete? Solo un colpo singolo, one shot, one kill. Però vedete che ogni volta che io ottenevo la medaglia colpo alla distanza, la ottenevo solo quando facevo colpo a testa. Mitragliatrice leggera. Secondo me sono le più facili. In questo caso cosa farò? Non metterò gli accessori. Dobbiamo fare 60 kill senza accessori. In questo caso andrei di un paio di postazioni e la mimetica l'avete completata. Intanto fate le kill, magari riuscite a fare colpi a testa, magari riuscite già a sparare senza mirare. Cercate di unire un po' le cose, così vi portate anche avanti in una stessa partita tante cose. In questo caso, non avendo gli accessori, o vi mettete l'agile, così comunque vi aumenta la velocità di mira, che fa sempre comodo, e naturalmente avvoltoio. Vedete, io già punto per esempio il colpo alla destra. Però per esempio per fare le kill senza mirare è molto molto utile. Ah, vedete, già qua. Non mi ha dato medaglia a distanza, ma comunque un po' di ciccia me l'ha dato. Non sto utilizzando serie punti, perché sennò mi rovinerei da solo. Però vedete, un botto di colpi a destra, un po' di cose. Abbiamo fatto parecchie mimetiche. Abbiamo fatto 50 nemici, poco più probabilmente. Colpi a testa ne abbiamo fatti soltanto 5. E naturalmente, senza accessori, siamo arrivati a probabilmente ben oltre i 40 nemici. Quindi almeno quella ve la levate subito. L'ultimo equipaggiamento, che è la mitraglietta. Ci mancano i colpi a testa. Ecco, in questo caso, quando vi mancano magari poche kill, andrei di tutti contro tutti. È ovvio che se mi mancasse tutta la mimetica, ragazzi, in questo caso, essendo mitragliette leggere, poi ci sono mitragliette leggere, scusatemi, mitragliette che vanno benissimo sul lungo raggio, GKS, Bison. Per quanto riguarda la maggior parte delle mitragliette, quelle che soprattutto scula il faro, l'MSMC, è ovvio che vi vado a consigliare mappe come Shipment, Cage, che è una mappa che in tutti contro tutti si cagano veramente in pochi. Se fate postazione su Aim Strike, le postazioni sono generalmente piuttosto piccole e la maggior parte sono in luoghi chiusi. Hai Jacked, che è una mappa che si cagano abbastanza in pochi. Rust, eventualmente la Nuketown, quella classica. E basta. Vai, 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 vai. Spacca il culo camper. Sono dietro di te. Vede? State fermi. Ok, cercate di non speccare le kill. Io adesso aspetto Andrea. Il vostro amico si ferma. E via. E in un attimo, a poco, ragazzi, fate tutte le mimetiche.
Stasera nella live partiremo proprio con i lanciatori, che sono i più rognosi e ce li leviamo, perché per ogni lanciatore, ragazzi, c'è un mondo che si apre. Ma vado a fare il pisolino, non ti preoccupare. Questa è la fine della prima parte di come poter fare velocemente le mimetiche. Se avete naturalmente altri consigli tecnico-tattici per le armi che abbiamo visto, per le mappe, per le modalità e tutto, naturalmente fatemi poi sapere nei commenti. Ciao a tutti, ragazzi.